Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui con questo nuovo video che non è un video tutorial perché oggi ho deciso di mostrarvi alcuni prodotti che abbiamo ricevuto a casa. Allora, come avrete visto, se ci seguite anche su Facebook, sulla pagina Facebook, Michela è fuori per lavoro e quindi si trova a Maiorca, quindi non la vedremo per un po' di tempo, anche se comunque lei si preoccupava un po' di questa cosa. Io le ho detto che fondamentalmente non c'era tanto da preoccuparsi perché, a parte il fatto che comunque avrei continuato io a fare dei video, ma ad ogni modo comunque d'estate i canali in generale si rallentano un po' perché comunque ci sono le vacanze di mezzo e sia comunque voi ragazze immagino andate in vacanza, noi anche, insomma, quindi non è un periodo problematico per assentarsi un po', non fa niente, credo. Comunque sia, ho ricevuto questi prodotti che ci ha mandato l'azienda. Vi dico subito come si chiama Nature's. Non so se ne avete già sentito parlare. Io ne avevo già sentito parlare, avevo acquistato qualche prodotto che riguardava la cura del corpo. L'azienda è stata gentilissima, ci ha scritto dicendoci che le avrebbe fatto piacere mandarci qualche prodotto che comunque si sarebbe rifatto al mondo di cui parliamo, quindi comunque la bellezza, la cura del viso, eccetera. E quindi ci ha dato modo di poter scegliere qualche prodotto che secondo noi era quello più adatto alle nostre esigenze, eccetera. Ovviamente questo video non è una recensione perché comunque i prodotti sono arrivati da pochissimo e devo ancora testarli, ma è un illustrarvi di che prodotti andremo poi a parlarvi. Di che prodotti abbiamo scelto proprio per farvi vedere nel tempo come si comportano. Partiamo subito: i prodotti sono quattro e appunto uno ci è stato inviato di loro spontanea volontà e parlo di un stick protettivo labbra, sempre di la stessa linea di un altro prodotto che abbiamo preso, mentre gli altri sono tutti prodotti che avevamo, diciamo, indicato noi come quelli che ci piacevano di più, come quelli che pensavamo fossero i più ricercati dal pubblico in generale. Quindi, come vi accennavo anche in un post qualche giorno fa, abbiamo cercato di scegliere dei prodotti che facessero al caso delle esigenze che vediamo, che riscontriamo di più ogni giorno nelle ragazze che magari trucchiamo, nelle ragazze che ci scrivono e così via. Allora, partiamo subito. Il primo prodotto di cui vi parlo è il siero anti-impurità. Ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qui, ragazze, vi faccio vedere da vicino il pack. Allora, è un siero anti-impurità, appunto per andare ad agire direttamente sulle parti problematiche dove appunto abbiamo bisogno di agire con qualcosa di specifico. Allora, abbiamo scelto questo tipo di prodotto perché, fatemi sapere se è vero, ma tutte quante prima o poi ci troviamo a fare i conti con un brufoletto, con una parte in cui magari ci è uscito un piccolo sfogo e così via, e magari ha difficoltà anche un po' ad andare via perché magari si è un po' diffusa l'infezione nella zona, magari un periodo in cui abbiamo mangiato un po' troppe schifezze, oppure un periodo in cui non lo so, ci ha fatto allergia a qualcosa in generale. E quindi, secondo me, è un prodotto che non deve mancare nei prodotti della skincare di una ragazza, secondo me, ma anche di un ragazzo, perché appunto va ad agire nello specifico. Ovviamente, questo marchio, io dico ovviamente, però magari qualcuno non lo sa, è un marchio naturale, biologico. Ovviamente, non ci sono all'interno parabeni, paraffina, oli minerali, SLS, SLS. DEA, insomma, è un prodotto totalmente bio, totalmente naturale ed ha ingredienti veramente bellissimi all'interno, tutti ingredienti appunto naturali, ricercati e veramente ottimi per la cura appunto della pelle. Allora, vi vado a dire qui cosa ci dice. Ci dice praticamente è un efficace e pronto intervento contro le imperfezioni localizzate, appunto come vi dicevo. La texture fresca e leggera contiene acqua unicellulare di mandarino verde e acido mandelico da mandorle amare per favorire il rinnovo cellulare e rimuovere le impurità. Praticamente quindi ci sono questi estratti e il prodotto praticamente va applicato sulla zona in cui abbiamo delle maggiori problematiche. Infatti adesso ve lo faccio vedere anche proprio nello specifico. Eccolo qui.
praticamente si apre in questo modo e poi ha questa specie di erugatore morbido e quindi esce un poco poco di prodotto alla volta, non bisogna metterne una quantità eccessiva anche perché appunto va messo localizzato, non è che si spalma su tutto il viso, e si lascia asciugare, si asciuga, diventa invisibile, infatti qui c'è scritto anche che può essere applicato sotto il fondotinta, quindi per andare a sgonfiare, a lenire la zona, insomma ad aiutarci a cancellare delle imperfezioni. Come vi dicevo, abbiamo scelto di prendere questo prodotto perché per quanto mi riguarda è uno dei prodotti che maggiormente cerco e che è un ottimo prodotto sempre, come vi dicevo bisogna averlo sempre perché ci sono dei periodi appunto che uno non ha problemi, però ecco qui, magari non ho problemi, non mi serve niente, poi ci esce qualcosa e non sappiamo dove andare a parare, prendiamo il limone, prendiamo qualsiasi cosa per cercare di farci sgonfiare un brufolo o chi che sia. Scusatemi, ma la mia cagnolina abbaia perché forse stanno salendo i miei genitori. Dicevo, e quindi mi è sembrato uno dei prodotti che avrei dovuto prendere sicuramente, quindi avevamo selezionato questo e l'azienda ce l'ha mandato. Il secondo prodotto di cui vi parlo è della stessa linea del siero antimpurità, quindi la linea praticamente pelli miste e impure. Ragazzi, scusatemi se la mia cagnolina abbaia, però non so, sente qualcuno nelle scale, spero non vi dia fastidio perché altrimenti devo urlare ogni 2 secondi e non riesco a fare il video. Comunque, il secondo prodotto, quindi sempre della linea pelli miste impure, è la crema gel viso riequilibrante. In questo caso quindi parliamo sempre di pelli con tendenza acneica, però comunque non pelli proprio con acne, quindi magari tendenza a fare brufoletti, punti neri, una pelle non totalmente impura e secca, appunto per una pelle mista grassa. E praticamente questa crema mi è piaciuta molto nella descrizione perché la definiscono come una crema gel, quindi fresca, facile da stendere, non grassa, ecco qui infatti non grassa, rapido assorbimento, insomma regolarizza il sebo in eccesso, quindi mi è sembrato anche questo un ottimo prodotto, è uno dei prodotti che maggiormente vedo che sono le ragazze ricercano. E anche questo prodotto abbiamo selezionato e l'azienda ce l'ha mandato. Poi un altro prodotto che ci era piaciuto tantissimo, soprattutto a mia sorella, che è fissata, lei l'età che passa, gli anni che passano, quando alla fine ha 30 anni voglio dire, ed è fissata con questi prodotti per curare le rughe, per nutrire intensamente eccetera eccetera, e quindi abbiamo selezionato il siero riparatore intensivo, anche poi per darvi una visione generale, nel senso non darvi poi magari solo prodotti che servono per appunto una pelle mista grassa, ma comunque c'è qualcuno che ha una pelle secca, c'è qualcuno che ha una pelle che ha bisogno di idratazione e così via, e quindi abbiamo scelto qualcosa di diverso, con un indirizzo diverso appunto per spaziare. E come vi dicevo, il siero riparatore intensivo, questo è della linea Arga, con olio puro di argan, e è veramente questa un'altra linea molto valida, la vedo sempre recensire molto bene e penso sia molto valida, appunto non abbiamo ancora provato questi prodotti, l'unico che ho utilizzato è stato il siero antimpurità, però è troppo presto per parlarvene. Comunque sia, vi dicevo, questo qui sia appunto l'olio puro di Alga, ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qui il packaging esterno. Ci tengo pure a dire che i packaging sono carinissimi, mi sono piaciuti tantissimo perché sono molto... Anche e soprattutto questi qui della linea pelli miste impure con questo limone, non lo so, mi piacciono un sacco. Eccola qui con questo limone, questi colori molto freschi, bello, bello il packaging, mi piace molto, molto curato. Comunque sia, ritornando all'olio riparatore, praticamente qui parliamo di un prodotto, come vi dicevo, che è indicato per un'idratazione profonda della pelle, per la prevenzione alle rughe, comunque alla pelle secca e così via. Comunque all'interno, come vi dicevo, c'è l'olio di argan, che è uno dei prodotti principali, ingredienti principali. Vediamo un po', leggero e immediato assorbimento, un siero che aiuta a migliorare la compattezza e l'elasticità cutanea e a prevenire i segni dell'invecchiamento, appunto come vi dicevo. Si applica con un breve massaggio sul viso, collo e décolleté subito dopo la detersione. Può essere usato da solo o prima dell'abituale crema di trattamento. Allora, questo poi è un olio, tra l'altro, qui non lo specifica, però non so se voi siete a conoscenza del fatto che in generale... Ah no, vabbè, non è un olio.
pensavo fosse un olio, perché se era un olio vi avrei consigliato appunto di stenderlo con il viso comunque abbastanza umido, perché come sapete gli oli sono consigliati da mettere in questo modo. Invece questo comunque è un siero abbastanza liquido, comunque cremoso, non è proprio un olio. E questo appunto era molto indicato, molto indirizzato per pelli secche, per curare bene la pelle, pure le pelli più mature appunto. E l'ultimo prodotto, sempre della linea Arga, che ci ha mandato l'azienda di spontanea volontà, è quest'ultimo prodotto che è appunto lo stick labbra protettivo di cui vi parlavo all'inizio. Eccolo qui, ve lo faccio vedere, eccolo. E praticamente appunto è uno stick labbra protettivo non perché abbia all'interno una protezione solare, ma protettivo perché protegge dagli agenti esterni quali siano il vento, non lo so, la secchezza appunto delle labbra che viene data dagli agenti atmosferici, come magari un clima troppo secco, il vento, il freddo, eccetera. E con olio d'argan, burro di karité, protegge le labbra, che è una barriera contro il freddo e gli agenti esterni appunto. E l'ho dorato, veramente un bellissimo odore, veramente molto bello, ed è raro per quanto riguarda gli stick labbra comunque protettivi. Perché, come sapete, se andate a vedere uno dei video in cui appunto parlo dei miei best balsami labbra, molti di quelli naturali, a meno che non abbiano dei profumi proprio particolari, proprio specifici, non odorano, anzi hanno pure un po' un odore sgradevole. Cosa invece, per esempio, che non accade per quelli di Alchemilla, che hanno proprio ognuno una profumazione diversa. Comunque è un profumo molto bello. Questi sono i prodotti, sono quattro, e come vi dicevo appunto sono abbastanza, tutti abbastanza diversi, perché poi in effetti uno è un siero, uno è per le labbra, uno è una crema per le pelli miste così grasse, e poi il siero antipurità che agisce nello specifico. Come vi dicevo, questi prodotti li abbiamo scelti proprio perché pensiamo possano fare al caso un po' di tutte, perché poi alla fine, ragazze, comunque non è che poi il siero riparatore intensivo non vada bene per una pelle mista, va bene comunque per una pelle mista, ma magari una pelle mista grassa ha bisogno poi, ecco qui, questo magari viene applicato prima della crema, magari potrebbe essere una buona combo, una cosa del genere, quindi il siero con poi la crema riequilibrante, perché comunque non vuol dire che un siero che non Non dobbiamo confondere l'idratazione e l'idratare bene la pelle, nutrirla con l'ingrassarla, perché dipende da che prodotti andiamo ad utilizzare e come lo facciamo. Quindi non confondiamoci, perché magari anche io prima dicevo no, le cose troppo idratanti no, perché poi comunque una pelle mista va a finire si ingrassa. Invece non è vero, dipende che tipo di prodotti andiamo a scegliere. Niente ragazze, questo appunto era un video, come lo posso definire? Un video vi mostro i prodotti che abbiamo ricevuto, che abbiamo scelto per voi e per noi, perché poi comunque ovviamente scegliamo anche prodotti che facciano al caso nostro, non vado a scegliere un prodotto per esempio per curare le pelli di 70 anni, come vi devo dire, cioè comunque anche poi lo dobbiamo usare su noi stesse, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che faccia poi al caso nostro per dirvi come poi ha agito anche su di noi. Io ringrazio tantissimo l'azienda anche da parte di mia sorella, sono stati gentili, hanno ascoltato le nostre richieste, perché veramente questi erano i prodotti che avevamo selezionato tra quelli che ci sarebbe piaciuto provare. Vi faremo sapere sia in un video magari specifico, sia comunque nei video successivi, magari quando li staremo utilizzando vi daremo un punto della situazione, oppure anche nei vi consiglio, vi sconsiglio. Io spero che saranno un vi consiglio comunque. E niente ragazze, sono dei prodotti appunto tutti naturali. Come sapete, io ci tengo particolarmente, io su di me per tutti i giorni per curare la mia pelle utilizzo soltanto prodotti con buoninci naturali, bio e così via, perché ci tengo molto, avendo una pelle molto sensibile. E niente, io spero di esservi stata utile, comunque di avervi fatto conoscere un marchio nuovo se non lo conoscete già, o comunque di avervi parlato di qualche prodotto che magari possa interessarvi. Ve ne parleremo poi nello specifico, appunto esponendovi la loro qualità, comunque dicendovi come ci siamo trovate. Vi mando un bacio e al prossimo video.